una breve lettura per introdurre il prossimo brano. Il giorno della festa facevano bella mostra di sé dei carri di saltimbanchi. Questi tenevano le loro rappresentazioni all'aperto alle 23 ore. Lo spettacolo ci divertiva un mondo, me e mio fratello e lo stesso Gaetano, un servitore di famiglia, che si era innamorato e non senza fortuna una bella donnetta della truppa dei saltimbanchi, ma il marito, il pagliaccio della compagnia, aveva concepito dei sospetti, finché la sera di mezz'agosto, durante una delle solite rappresentazioni a base di Arlecchino e Colombina, piombò sulla moglie e con un coltellaccio le tagliò quasi di netto la gola. Si accostò Gaetano con un riso gelido e Gaetano stramazzò al suolo colpito dal medesimo coltellaccio. Sono le parole di Ruggero Leoncavallo che trasformerà questo fatto di cronaca avvenuto quando suo padre magistrato lavorava in Calabria a Montalto Fugo nel suo capolavoro, I Pagliacci. E la vita non è la stessa cosa, ce ne si accorge subito, cambia e ci canta, vesti la giubba.